1848 fu un anno di grandi rivoluzioni. Segnò l'avvento di un nuovo periodo storico in cui la borghesia liberale avrebbe svolto un ruolo determinante, mentre sarebbe anche iniziata la partecipazione del popolo alla vita politica. È stato proprio il 1848, l'anno della prima guerra d'indipendenza, il filo conduttore della rievocazione storica svoltasi nelle scorse settimane nella splendida cornice di Peschiera del Garda. Alla manifestazione ha preso parte, tra le decine e decine di gruppi provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero, anche il primo battaglione di fanteria di linea del 1815 del Ducato di Modena, ricostituito qualche anno fa dall'Associazione Sportiva Pallavolo Possidiese di San Possidonio. Sono gli stessi atleti e dirigenti ad indossarne le uniformi blu con pantaloni e mostrine bianche, proprie della fanteria di linea modenese e riproduzione di disegni originali dell'epoca. Anche la bandiera è la riproduzione fedele di quella donata al battaglione dalla duchessa Maria Beatrice, mentre i comandi e gli ordini sono tratti dal regolamento per l'istruzione delle truppe a piedi del ducale esercito estense. A Peschiera il battaglione estense figurava nelle fila dell'esercito austriaco. Oggi siamo qui a Peschiera nella ricostruzione storica della battaglia del 1848 tra l'esercito piemontese e quello austriaco. Noi siamo alleati, come si sa, con l'esercito austriaco. Gli estensi erano appunto con gli austriaci perché erano parentela con la regina. E niente, noi siamo qui stasera, oggi, domani, vediamo di fare il nostro meglio e vedrete un po' più avanti come si svolgerà la battaglia. Veniamo alla storia. Carlo Alberto, sollecitato dai moti rivoluzionari delle cinque giornate di Milano, il 23 marzo 1848 dichiara ufficialmente guerra all'impero austriaco. I movimenti delle truppe di Radetzky in ritirata da Milano raggiungono i primi giorni di aprile il porto sicuro del Quadrilatero, entrando nella fortezza di Peschiera e proseguendo per Verona. L'8 aprile le avanguardie piemontesi raggiungono il Mincio a Mozzambano e Valeggio, occupandone i ponti, e l'11 aprile iniziano il blocco della fortezza di Peschiera dal lato destro del Mincio. Questa prima fase di blocco termina il 13 aprile, quando il governatore militare di Peschiera rifiuta la resa impostagli dai piemontesi. In questa prima fase avviene lo scontro tra i volontari di Luciano Manara, sbarcati alla Zise e proiettatisi fino all'interno del paese di Castelnuovo, dopo aver occupato la polveriera della Pace e dato fuoco alla polvere che non sono riusciti a trasferire sul piroscafo alla Zise. La seconda fase dell'assedio di Peschiera inizia dopo che è stata disposta la nuova strategia del comando sardo piemontese, che tra contrasti e diversità di opinioni decide l'inizio dell'assedio vero e proprio, che culminerà dopo la costruzione di 9 batterie tra la sponda destra e sinistra del Mincio, utilizzando il parco d'assedio di grossi calibri fatto pervenire direttamente dal deposito di Alessandria e trasferito in zona operativa con un viaggio pieno di difficoltà. Nella terza fase, l'apertura del fuoco di tutte le batterie allestite si protrae ininterrottamente, salvo una breve tregua per gli ultimi 10 giorni di maggio.
La sera del 30 maggio 1848 il maggiore Dettinghausen firmerà al quartier generale in Cavalcaselle, al cospetto del direttore dell'assedio Ferdinando di Savoia, la resa di Peschiera ed il simultaneo ingresso delle truppe piemontesi che occuperanno Forte Mandella issando la bandiera tricolore. Il 31 maggio, secondo la convenzione di resa, la guarnigione austriaca forte di 1650 uomini sfilerà uscendo dalla caserma Rocca in piazza d'armi davanti alle truppe piemontesi del 13° reggimento di fanteria Pinerolo, che presenteranno le armi ai componenti del presidio austriaco che per trattato dovranno rientrare in Dalmazia. Una ricostruzione storica minuziosa, come nello stile di Storia Vivente, l'associazione nata dalla volontà di alcuni gruppi di appassionati di ricostruzione storica italiani di costituire un punto di riferimento a livello nazionale. Scopo dell'associazione è infatti quello di far rivivere, secondo le regole del rigore storico, situazioni, momenti di vita, avvenimenti importanti, battaglie di un'epoca passata. Eventi a cui partecipano gruppi provenienti dall'Italia e dall'estero. Lo spirito che anima i componenti è innanzitutto l'amicizia, la voglia di stare insieme, l'amore per la storia, la passione per la ricerca, il gusto della sfida che porta delle persone del XXI secolo a misurarsi con se stesse per vedere se sono in grado di affrontare situazioni, risolvere problemi e talvolta anche sopportare disagi usando solo i mezzi che erano disponibili in una data epoca.